grazie di sì, avermi invitato, per me è una cosa bella di parlare. E una cosa che a me piace sempre dire è che noi in generale siamo sempre che noi siamo tutti particolarmente fortunati. Siete particolarmente fortunati voi, anche se in questo momento siete fortunati qui, e siamo particolarmente fortunati in voi. Noi tutti viviamo la più grande rivoluzione che sia mai esistita. Quando eravate piccoli c'era la rivoluzione del fuoco, la rivoluzione del metallo, la rivoluzione del... poi è arrivato Putin, quello che stiamo vivendo noi non ha veramente paragone con niente al mondo. Quelli che sono della mia età sono iperfortunati perché arrivano da dovevamo scrivere tutto con la penna, e io adesso sono fortunato perché ho un iPad su quale posso scrivere con la penna, e siamo passati dalla penna a tutto quello che voi state usando come se fosse una cosa banale, e l'abbiamo vissuta. Voi siete fortunati perché ve la trovate, nel senso che il internet esiste, una volta c'era, internet è dappertutto, una volta c'era Dio è dappertutto, internet è dappertutto, per i ragazzi è scontata l'esistenza di internet dappertutto, della connessione. Un'altra cosa per la quale siamo veramente particolarmente fortunati è che tutti noi, chiunque di noi può trovare tutte le informazioni che vuole dappertutto. Oggi il problema della informazione non esiste più. Il problema grosso, se volete, è quello di imparare a capire qual è l'informazione corretta, perché Google, ad esempio, non vi mette sempre l'informazione che serve, ma mette l'informazione che serve a Google per tutta una serie di motivi. Per far vedere che funziona bene, che è efficace, perché c'è qualcuno che paga per essere messo sopra, perché se usiamo una serie di parole, una serie di strumenti, andiamo su. Però sulla base di questa cosa io oggi vi racconto di un po' del mondo di cui faccio parte, e poi vi racconto un po', vi farò vedere, perché sapendo che c'erano dei ragazzi, io penso sempre che stando dalla vostra parte, quando ero ragazzo, ogni tanto insomma io sarei stato un po' pesante, quindi cerco di farvi vedere delle cose che siano un po' meno pesanti di me che parlo. Allora, cominciando da un po' Age Farm e la struttura di Age Farm, una delle cose di cui noi non possiamo non parlare è una persona, questa persona qua, che è il fondatore di Age Farm, e che si chiama Riccardo Donadon. Riccardo Donadon è una persona che io ci conosciamo da quando eravamo ragazzi. Lui era studente del liceo classico, dice sempre che gli piaceva così tanto che l'ha fatto il doppio, cioè ha fatto la quarta ginnasio, poi l'ha rifatta, poi la quinta, poi insomma questa cosa l'ha rifatta, poi ha fatto la prima liceo, non mi piace, perché non aveva le competenze che la scuola all'epoca richiedeva. La prima competenza che all'epoca la scuola richiedeva era impara a memoria, punto. Lui non c'aveva quelle competenze, e quando io e lui ci trovavamo a giocare, io dicevo dai giochiamo a basket, giochiamo a tennis, e lui mi diceva ti faccio vedere, e mi faceva vedere uno schermo nero dove scriveva X, Y, va bene, insomma sarà. Ha cominciato poi a fare psicologia e non gli è proprio andata benissimo, per cui è stato uno dei primi in Italia a conoscere il web, e spendeva, perché c'erano le lire, centinaia di migliaia di lire, un paio di volte ha superato i milioni, di bolletta telefonica del padre, che era veramente felice di trovarsi una bolletta da 1,5 milioni, che, perché il figlio si connetteva a internet in America per andare a vedere, perché mi spiegava, vi parlo 97-98, che avrei potuto comprare i kiwi da un negozio della Nuova Zelanda, e io cercavo di spiegargli che il fruttivendolo sotto casa mia era i kiwi, e lui mi diceva tu non capisci, io dicevo non capisco.
E Riccardo Donadoro a un certo punto con la Benetton, col gruppo Benetton che all'epoca era, cioè ancora oggi alla Ghirada, che è il centro sportivo, ha pensato di investire nel proviamo a offrire dei modi nuovi, visto che internet cominciava a esistere, per spiegare il nostro centro sportivo. E lui è stato assunto, però gli è stata data la possibilità di lavorare anche un po' a parte, per conto suo. E lui ha fatto il primo sito web di vendita italiano, nel quale vendeva delle cose interessanti, vendeva due prodotti, ad esempio. Suo zio è famoso perché ha terapizzato il New York. Quindi vendeva non suo zio, ma vendeva i veleni per i topi di suo zio, non per i topi, ma i veleni di suo zio per i topi, e vendeva i preservativi colorati a tutto. Un successore, però nel giro di due anni è riuscito a mettersi in proprio, come si dice, è andato via dalla Benetton e insieme ad altre 8 persone ha fondato ITRI, e questo è il posto di lavoro che avevano all'inizio del 2000. Erano tre ex capannoni fuori Treviso, dentro i quali c'era di tutto. Era veniva definita la società senza con la luce sempre accesa, la società senza pausa, perché aveva una produttività così alta che nel giro di poco tempo si è presa la creazione e la gestione di tutti i siti più importanti d'Italia. Nel giro di tre anni sono passati da 20 milioni di fatturato, 20 milioni di lire, 10 mila euro, a 26 miliardi in tre anni. E in tre anni questa società ha fatto la storia del web in Italia. Fate conto che a un certo punto hanno fatto una discussione sindacale con i sindacati, perché siccome lavoravano bene, lui ha regalato a Natale 7 mensilità ai suoi dipendenti, e i sindacati ne hanno troppo quanti. E hanno fatto una discussione sindacale perché ubriacava il mercato del web con le sue tredicesimo, sedicesimo, diciottesimo, diciannovesimo. Nel 2005 l'ha venduta per 25 miliardi e nel 2005 aveva 37 anni. A 37 anni, per un anno, dei contratti in non concorrenza, è passato da ITRI a TRI, cioè per un anno ha fatto il giardiniere e ha pensato un po' che cosa potesse fare in futuro, e l'anno successivo ha aperto Age Farm. Da noi tutto è Age, e Age sta per Human, e Age Farm, Human Farm, è un posto, in primo luogo, è un posto in mezzo alla campagna trevigiana, Catron, verso da Triestina, verso Venezia, verso Tessera, dove ha comprato alcuni rustici, alcuni immobili vecchi. Questo è il primo che è stato acquistato, e ha creato questa società. È stato uno dei primi incubatori o acceleratori al mondo. Che cos'è un incubatore o acceleratore? È una società, è un'impresa che di mestiere finanzia startup. Quindi ogni 4 mesi in questo posto, che adesso si è un po' allargato, poi vi faccio vedere come si è allargato, si fa un bando di concorso per tutti quelli che hanno idee. Ne vengono scelte 8, 10 a seconda delle, e per 4 mesi vengono accelerate. Per cui la struttura di Age Farm si mette a disposizione degli start-up, aiutandoli a costruire il proprio progetto. Per cui si lavora sul benchmark, con il confronto su quello che esiste, si lavora su fare un business plan, si lavora sulla prospettiva, si lavora sull'aspetto digitale, si dà tutta la disponibilità possibile, si ospitano nelle nostre residenze, vivono lì, vengono pagati. Dopo 4 mesi c'è la Demo Night. La Demo Night è la serata nella quale le start-up si offrono agli investitori. Se ci sono investitori, la cosa prosegue; se non ci sono investitori, o Farm decide di portarla avanti, oppure la start-up chiude, e pazienza. La
In questo momento partiti da 8 persone a farma, adesso ce ne sono 550 che lavorano, fra fissi e start-up che girano, con più o meno un fatturato sui 30 milioni di euro. E la nostra idea è quella di creare un sistema dentro al quale ci siano non solo le start-up, non solo persone che lavorano, ma anche un sistema che prepara le persone che lavorano. Per fare questo, a novembre, H-Farm si è quotata in borsa e il giorno della quotazione sono arrivati col trattore, ormai non siamo veramente trattore H, sono arrivati a piazza della borsa col trattore, Riccardo Madone e Maurizio Rossi, che sono i due soci fondatori. È stata quotata in un mercato alternativo, per cui non è che ogni giorno ci sia la quotazione, salita un po', scende un po', eccetera, perché è una quotazione di lungo termine, perché l'investimento più lungo e più grosso che sta facendo adesso H-Farm è sulla formazione e sull'educazione. Quindi non tanto su un discorso di breve termine, dobbiamo raccogliere i soldi perché in 4 mesi dobbiamo finanziare delle start-up, ma apriamo la nostra start-up. E apriamo la nostra start-up è stata la scuola. Oggi Farm ha 3 caratteristiche: supporta la creazione di nuovi modelli di business, appunto attraverso le start-up, e dopo mi penetrerò per fuori. Guida la trasformazione delle grandi imprese in imprese digitali. Non è detto che, siccome noi siamo nel mondo digitale, tutti sappiano usare il digitale. Le imprese fanno fatica a cambiare la propria struttura, e oggi come oggi non si tratta più di dire solo usiamo il computer, ma è la struttura della società che è completamente cambiata, è la struttura delle imprese che è completamente cambiata. Quello che esiste in Farm esiste per tutti, cioè questo file che voi vedete, che potete come si svilupperà, è un file che viene costruito da tutti quelli che devono andare a fare questo tipo di presentazioni. Per cui se io ho messo delle note, lo rimetto nel drive e la prossima settimana se lo prende un altro e aggiunge altre note che io potrò usare fra 3 mesi. Non c'è niente di mio in Farm e nessuno ha il mio, perché la conoscenza oggi è condivisa e è fondamentale questo, perché se io avessi dovuto preparare questa cosa qua ci avrei messo 50 ore attraverso il lavoro che ogni volta uno fa un po', io ci ho messo 5 ore, ma capite quanto tempo ha guadagnato la società? Perché io a Farm, per la preparazione di questo mio intervento, sono costato, se voi volete, 5 ore. È diverso da costare 50 ore per una società. È assolutamente diverso. Capite come la condivisione taglia i costi? E io mi diverto spesso a parlare con i ragazzi e a dare delle cose. Io ero prima preside di una scuola paritaria e insegnavo diritto e economia, dicevo sempre ai miei studenti, vi dico delle cose ma voi non dite ai professori. Per cui io a loro insegnavo nelle mie lezioni la condivisione dei documenti. Perché dovete prendere appunti in 20? Ma funziona questa cosa? Non che 19 devono stare con la testa, tanto c'è il secchione che prende appunti. Ma se 20 state attenti e 5 prendono appunti delle cose scrivendo e 15 provano a fare delle mappe concettuali, poi viene fuori un arricchimento, viene fuori un documento arricchito e che voi tutti condividete. E lì chi vuole stare al traino ci sta, ma tanto prima o dopo arriva che il traino si stacca. Non, è solo questione di tempo. E il furbo prima o dopo gli si taglia la corda che lo tira. Ma chi lavora in questo modo quanto impara? Perché i lavori di gruppo adesso non sono più in classe. Fatevi un Google Drive e potete farlo in classe, poi andate a casa e potete trovarci ancora. Probabilmente lo sapete e lo fate, io non voglio adesso star là a ragionare. Ma mettetevi nell'ottica dell'esame di Stato. Cominciate dal primo giorno a farvi dei file condivisi di schemi. E allora ognuno può lavorare sulla materia per cui è portato. Va bene. E avete una conoscenza condivisa, e una conoscenza condivisa non è meno ricca, è solo che ci mettete meno tempo, perché tanto comunque l'aspetto della fatica di impararlo lo dovete fare, però tagliate il tempo sulla preparazione delle cose.
Terza cosa è quella di fare un'educazione digitale. E poi, ripeto, io oggi non vorrei tanto dire in questa parte noi come scuola facciamo, perché neanche adesso io voglio fare il panegirico. Mi interessa raccontarvi un po' che cosa succede nel mondo. Comunque, anzi, quello che succede adesso a Farm è che l'investimento più grosso, la startup più grossa che esiste è l'educazione. In novembre dello scorso anno Age Farm ha comprato una scuola, l'International School of Treviso, non vi dico come l'ha chiamata, e da gennaio abbiamo cominciato a lavorare per la creazione di questa nuova scuola. Nell'arco di 2 anni noi dobbiamo costruire un campus che è questo. In questo momento Age Farm è quella robina lì, sì, questa sotto, là in fondo a destra quella specie di casa cronica, cioè Big Rock, che è la scuola di computer design più importante in Europa. Chi entra a Big Rock va a lavorare a Hollywood, secco, diretto. Lo stage finale di Big Rock è un mese in America, 15 giorni nel deserto per imparare a lavorare insieme, appunto, e se vi prendete la pazienza, 15 meno che trasformare. E gli altri 15 giorni sono negli studios e non torna indietro praticamente nessuno. E cominciano a fare film per la Pixar e queste cose. Tutto il resto non esiste. Per cui in questa struttura ci saranno, nel giro di 2 anni, partendo da in alto adesso, le scuole elementari, vediamo se è un po' diverso, medie e superiori, università, business and management, la parte sotto università, design. Quella a sinistra è HR, è stata la prima startup accelerata da Farm. Investimento iniziale 30.000 euro, venduta 5 milioni. La parte centrale sono gli spazi per le start-up, amministrazione e dormitori. Prevediamo di avere 400 studenti, di cui almeno 250 internazionali all'anno. Cioè fare recruiting dall'estero per fare in modo che gli studenti abbiano la possibilità di vivere insieme ad altri. Questo è il progetto Age Farm e il progetto Education. L'investimento che sta facendo Age Farm sulla scuola, perché fondamentalmente buona parte del campus è poi dall'infanzia fino ai 28 anni, è di 90 milioni. E questi 90 milioni sono dedicati a fare in modo che i ragazzi di Treviso, di Padova, di Venezia, del Veneto abbiano una istruzione il più possibile digitale. È una scuola sulla quale stiamo lavorando tantissimo con imprese per trovare borse di studio. Abbiamo una serie di imprese che per il welfare interno pagano le borse di studio dei figli dei dipendenti. In questo modo si creano, se i figli lavorano rimarrà, già delle persone che crescono in una scuola in cui l'inglese è la lingua e il digitale è uno strumento comune e condiviso. Queste sono un po' di idee della scuola, degli spazi come verranno costruiti. Detto questo, è spiegato un po' l'ambiente Farm e perché oggi Farm e Age Farm e Age International School sono ragionano sull'essere un soggetto non chiuso, perché ripeto, se ragioniamo di conoscenza condivisa non è che noi dopo possiamo dire bene, siamo là e voi siete qua, ma che lavora con il territorio in cui vive e che collabora con l'ufficio scolastico regionale, che collabora con il ministero per quelle che sono le nostre capacità e ricevendo quelle che sono le competenze e le capacità che il Ministero, l'Ufficio Scolastico Regionale, ci può dare lavorando insieme. Allora, se noi ragioniamo un po' indietro, negli anni passati, ma io parto dal 2005, quindi non ho tanto, negli anni passati, noi avevamo una singola tecnologia che partiva. Nel 2005 c'è stato Facebook, e
Facebook è stata una forma di rivoluzione veramente storica, abbiamo più di 1 miliardo di utenti, eccetera, comincia però a diventare vecchia. Quella che funziona meglio di tutti oggi, lo sanno i ragazzi, è Instagram, che guarda caso è di Facebook. Nel 2007 Apple lancia l'iPhone. Perché è così straordinario l'iPhone? Perché è stato fatto da chi non faceva telefono. No, lo fanno i cinesi, in realtà, ma è stato fatto da chi non faceva telefono. E questo ha messo la Apple in una condizione completamente diversa come punto di vista, perché nessuno immaginava che i telefoni potessero essere fatti diversamente da come erano fatti. Nessuno immaginava che un telefono potesse essere diverso da Nokia, che oggi sopravvive grazie a Microsoft. Motorola esiste ancora? Sì. Mi sembra però forse fallito, ma non importa. Come si chiamano quelli che si aprivano? Ericsson. Sono tutti telefoni che nel corso del tempo non sono riusciti a stare dietro a una modalità così nuova, e la modalità così nuova, vi ripeto, non l'ha creata uno del settore dei telefoni, l'ha creato uno che quei telefoni non c'entrava niente e che quindi si è posto in una condizione completamente diversa. Perché non lo facciamo puro schermo? Sì, ovvero non puoi farlo puro schermo, i tasti lo dimetti. E perché non lo facciamo che sia smartphone? Oggi come oggi, quanto si usa il telefono? Molto meno del 50%. Il nostro telefono è usato per telefonare molto meno del 50%. E quindi ha creato una modalità di uso del telefono che non si chiama neanche più telefono, non si chiama neanche più cellulare, non si chiama neanche più mobile, si chiama smartphone. Da qui ci siamo mossi nel 2009, l'anno dello sharing, e quindi cominciano a partire tutte le varie strutture, Google Drive, Dropbox, anche se arriva un po' dopo Dropbox, Box, che consentono di cominciare a condividere i materiali e a creare la conoscenza condivisa. Oggi si è segmentato molto e oggi ci sono tante nuove rivoluzioni. Quando hanno costruito il telefono cellulare, le prime pubblicità della Ericsson era un signore con la bombetta, il vestito grigio, l'ombrello, che rappresentava il businessman inglese, e nell'altra mano aveva l'Ericsson che diceva: questo è il mio telefono, eccellente. E qual era il messaggio del telefonino? Che se sei in ritardo e sei un agente di commercio, dentro la borsa non hai il depriamo, hai il telefono, perché all'epoca erano così, avvisi che sei in ritardo. Era uno strumento assolutamente e solo di lavoro. Qual è stata la killer application? SMS. L'SMS è stato creato inizialmente come forma di comunicazione interna. Siccome i telefonini avranno dei problemi, utilizziamo questa l'SMS come strumento di comunicazione interna. Poi a qualcuno è venuto in mente: perché non proviamo a venderlo? Avete idea di quanti soldi hanno fatto sugli SMS? Quando costavano 15 centesimi, 18 centesimi, 20 centesimi, un SMS costava 0,25671 centesimi. No, centesimi. Quindi ogni singolo SMS c'era un guadagno di 10 centesimi puri, perché la struttura esisteva e costava 0. Adesso immaginate tante nuove rivoluzioni. Gli SMS stanno andandosene, WhatsApp online, Viber e avanti così con tutte le cose che esistono. I sistemi di condivisione che riguardano anche il lavoro, noi usiamo un sistema che si chiama Slack. Lo conoscete? Bene. E Slack è interessante perché
è una specie di WhatsApp, però le come si chiamano? I gruppi che si creano si hanno a sinistra e quindi si possono vedere, si possono fare delle stanze private, come fa anche poi Telegram, mi sembra. E quindi dentro una condivisione globale si possono fare delle stanze private, per cui ogni volta che uno compie gli anni si fa la stanza privata senza invitare lui per decidere cosa fare, e si possono caricare documenti, che è la cosa diversa rispetto a WhatsApp, che guarda caso adesso ha cominciato a introdurre il caricamento dei documenti. La cosa curiosa è che Slack è stata creata perché c'era un gruppo di lavoro per la creazione di un gioco che avrebbe dovuto sfondare il mercato. Questo gioco, su questo gioco investiamo tantissimi soldi perché deve essere un gioco super. Tutti gli sviluppatori che dovevano lavorare sul gioco super si trovavano in difficoltà con gli strumenti di condivisione. Per cui in due ore, una settimana, 10 giorni, si sono costruiti Slack. Alla fine del progetto il gioco non so neanche se è stato presentato, non funzionava. Slack è stato venduto a 10 milioni di euro, di dollari, e adesso è uno degli strumenti più usati nella comunicazione. Ancora una volta, chi non si mette a costruire una cosa poi la trova, si chiama serendipity. Allora, andiamo un po' avanti. La sbornia tecnologica. Prima ho chiesto a due ragazze, se noi ragioniamo per quella che è la nostra esperienza, qual è la cosa più super dei nostri telefoni? Il fatto delle app, no? Ok, adesso chiedetevi quando è stata l'ultima app veramente utile che vi siete scaricati. I dati dicono che in America si scaricano meno di una app utile al mese. Le ragazze cui ho chiesto prima hanno detto ma forse un anno che non mi scarico un'app veramente utile. Le app oggi sono così tante e così doppione di doppione di doppione di doppione che non ce le scarichiamo più. Per cui anche una cosa che è così nuova dentro un sistema così nuovo come la comunicazione di smartphone, per noi è vecchia, non ce ne rendiamo conto, e quindi andiamo ogni settimana sull'app store a vedere o qualcuno ci va, ma è già finito. La settimana scorsa c'è stato il demo night di Farm e una startup ha presentato la sua app, che non era un'app, ma ha presentato un sistema che usa Facebook Messenger, un messenger di Facebook, perché hanno detto, è stata quella che mi ha incuriosito e poi sono andato a vedere, che la gente è stanca di scaricare app. Troppa immersione, troppa cosa crea confusione. Allora, vi porto un esempio che vi faccio vedere una cosa, così comincio a essere meno noioso. Il Giappone è il paese in cui vivono i cittadini più longevi, non muoiono mai. Noi diciamo che sono i cinesi, no, i giapponesi non vogliono sapere di morire. Però questo che cosa comporta? Comporta che stiamo diventando sempre più vecchi. Cioè stanno diventando, perché non sono giapponesi. E contemporaneamente il Giappone è uno stato che non vuole, che ha delle leggi severissime sull'immigrazione. Che cos'è che arriva tantissimo con l'immigrazione? Le badanti. Ma loro non le vogliono. Allora, chissà, questa signora non vuole avere una badante. Entro il 2025 avranno bisogno di 4 milioni di assistenti e oggi ne hanno 1,5 milioni. Ma la signora non vuole la badante. E quindi dice, esiste questo. Questo è nato e viene finanziato insieme a altri sistemi dal bilancio giapponese.
accederemo qua, tanto ce ne sono altri. Anche l'idea vi è stata data. L'idea è che i robot andranno a sostituirci in un mucchio di attività e noi saremo liberi di farne altre. E una cosa che voi sapete è quella dell'elaborazione dell'artificial intelligence. Nel 2011 è stato creato Watson, e Watson è un'intelligenza artificiale che di IBM, che ha battuto gli uomini al quiz televisivo degli Stati Uniti. Ha elaborato così tanti dati che è riuscito a sconfiggere l'uomo. Watson quest'anno ha prodotto il trailer di un film. Gli è stato dato in pasto migliaia di film dell'orrore, come dell'orrore, insomma, di questo tipo, perché si creasse il background. Poi gli è stato dato il film e Watson ha prodotto il trailer. Produrre un trailer ha una serie di costi e di impegni umani, evidentemente. La macchinetta ci ha messo un quarto del tempo impiegato degli umani, e questo è il risultato. It's first birthday. It exceeds our wildest expectations. Nice to meet you, Marvin. Nice to meet you, babe. I have a 13-year-old daughter. You don't get to see her much anymore. Have this movie coming out. It's called Morgan, and it's an AI horror thriller. And then what Fox asked was, could Watson analyze the movie and generate a trailer automatically? As human beings are very quick to judge the mood of an individual. Possibly an AI over time might be able to develop those same instincts. So we thought, let's send Watson to film Morgan was our breakthrough. Trap. Exceeds our wildest expectations. We can have the whole of the Morgan movie, and you can see where action is taking place at the different moments of the movie. And this is how Watson actually extracted salient moments from Morgan, which we then proposed for making the trailer. Watson was able to model the scene visually to determine, was the scene scary? Was it a tender moment? Was there sadness or happiness? Watson è in grado di capire che cosa è scaring. Oh, scusatemi. Watson è capace di capire che cosa ci spaventa. Watson è capace di capire che cosa ci emoziona. Guardate che siamo già nella sfera dei sentimenti. Che dopo lui li ragioni attraverso, li analizzi attraverso dei grafici, però lui sta facendo questo. L'intelligenza artificiale è quella roba che quando Google traduttore farà le traduzioni così perfette che i vostri professori non se ne accorgono, vorrà dire che ci ha superato, almeno il professore. Però va bene. Però c'è una cosa fondamentale da dire, che riguarda ancora una volta il mondo della scuola e il mondo degli studenti. È un ricercatore e un elaboratore, ma la conoscenza è una cosa diversa. Perché? Per la stessa, per il discorso che vi ho fatto prima, noi dobbiamo cercare i fatti e ricercare i fatti,
ma vogliono passare attraverso il filtro intellettuale. Le macchinette ci aiutano da matti, ma il passaggio dello studio, il passaggio dell'apprendimento nostro è un passaggio inevitabile, e per fortuna è inevitabile, perché quel giorno che ci faranno come Matrix, che ci mettono dentro tutti i dati, cosa sarà bello, da un lato, dall'altro mancherà tutto il nostro percorso, perché la cosa bella dell'apprendimento non è quello che so alla fine, ma il percorso che ho fatto per arrivare alla fine del mio apprendimento. Quando si è a scuola, io ho preso 9 e il professore mi ha dato 4. E questo non è per fare un commento negativo, ma è perché quando io prendo 9, il 9 è mio, non è del professore, è mio. Perché? Perché la fatica che ho fatto mi ha portato a quel risultato. Questo è, punto, niente più. Le nostre intelligenze artificiali. Oggi come oggi si comincia a avere in qualche parte dei pannelli che ci danno la pubblicità sul fatto che noi li guardiamo. Per cui noi guardiamo questo pannello e siamo incuriositi, oppure guarda il pannello e ci fa lo scan di come siamo vestiti e dice, ah, guarda che bello, è vestito tutto H&M. Pubblicità H&M. Wow, hanno indovinato la pubblicità. Guarda, mi è venuto in mente questo pezzo di H&M. Puro collegamento immediato di quello che faceva il collega del dottor Watson, cioè di Sherlock Holmes, in un tempo un po' più lungo. Questo è quello che fa oggi Burger King. Spero che si veda. Proviamoci. Quando si entra in Burger King si può scaricare l'applicazione e l'applicazione ti dice che cosa vuoi mangiare? E ti dice questo sì, questo no, avanti e indietro, ordini, alla fine dice ok. E dal tuo tavolo ti compri il Burger King. Oppure se sei a casa te lo porta a casa. Me ne faccio vedere, questo vi faccio vedere 2 minuti perché è abbastanza lungo. È una specie di compagno per le nostre tristezze. Questo esiste già, è di Amazon, è in vendita in Inghilterra, Stati Uniti e Germania, mi sembra, da noi non ancora. Si chiama Echo. When I first arrived from Amazon, I didn't know what it was. You'll see. Is it for me? It's for everyone. It's called Amazon Echo. How's it going? I'm just finishing up right now. Is it on? Oh, it's always on. Can it hear me right now? Nope. It only hears you when you use the wake word we chose. Alexa. Well, what does it do? Alexa, what do you do? I can play music, answer questions, get the news and weather, create to-do lists, and much more. Awesome. Alexa, play rock music. Rock music. Alexa, stop. Wait, Alexa. Alexa, what time is it? The time is 3:27. You actually don't have to yell at it. Okay, it uses far-field technology, so it can hear you from anywhere in the room. So it can just hear you anywhere? Yes. Well, everyone can hear you anyway. Oh. Is that where we're going to put it? I was thinking of putting it there, but it works anywhere. Echo is pretty neat because it knows all sorts of things. All you have to do is ask. Alexa, how tall is Mount Everest? Mount Everest's height is 29,029 feet, 8,848 meters. How can it know so much? It's so small. It updates using the cloud. That's also how it gets its answers. Just read that off the box, Tom. Dad really likes that Echo just plugs in, so we never have to charge it. Plus, Echo's really good at keeping track of things like shopping and to-do lists. Alexa, add wrapping paper to the shopping list. I put wrapping paper on your shopping list. Alexa, how many teaspoons are in a tablespoon? 1 tablespoon equals 3 teaspoons. Oh, okay. Alexa, set a timer for 8 minutes. 8 minutes, starting now. That's not a morning person, but Echo definitely helps him wake up. Alexa, alarm off. Costa meno di 200. Meno di 200.
Una delle cose che, sulle quali si sta lavorando di più adesso è lo sviluppo della, dell'automobile che si muove da sola e che si guida da sola. Forse il modello più avanti in assoluto è la Tesla, che naturalmente è stata costruita da chi non faceva un automobile. Però la domanda, sono in ordine alfabetico, la prima è uno che non ha mai fatto un'automobile in vita sua, evidentemente. Google non credo che faccia automobili. E Microsoft e la Tesla. Non so se conoscete la storia della Tesla, molto, molto velocemente. È stata costruita da uno che diceva, sono 30 anni che sento dire dalle grandi case automobilistiche che vogliono costruire l'automobile elettrica, non la fanno, va bene, la faccio io. I soldi che aveva guadagnato con PayPal, creandolo e poi vendendolo, li ha utilizzati per una parte, li ha utilizzati per la Tesla. Nel giro di 5 anni, ha fatto l'automobile elettrica. Adesso ha costruito nel deserto una fabbrica per le batterie. È una fabbrica che si autogenera, cioè ha dei sistemi per cui man mano che aumenterà il bisogno di batterie, man mano si allarga e si estende da sola, non c'è bisogno di fare niente, si arrangia. Adesso il signor Elon Musk ha deciso che andrà su Marte. Voi sapete che dicono nel 2026 si potrà andare su Marte. Dicono che vogliono già dei volontari, però quello che dicono è che i volontari devono essere pronti a morire. Pensavo di mandare un po' di giapponese qui. Però la cosa interessante è che il progetto per andare su Marte di Elon Musk si pensa che costi sui 10 miliardi di dollari. La NASA, che dice che non è capace di andare su Marte e chiede aiuto a Elon Musk, per il 2016 ha un bilancio di 18 miliardi di dollari. La NASA di mestiere dovrebbe andare su Marte. Elon Musk di mestiere fa quello che quando vuole fare una cosa si mette e la fa. Adesso sta inventando un sistema per fare i viaggi da una città all'altra negli Stati Uniti che sia più veloce dei treni e degli aerei. Comoda con i treni, con le stazioni, più veloce degli aerei. E ci sta riuscendo. Per cui sta cominciando a progettare gli spostamenti via terra, che sono più veloci degli spostamenti via aereo, non di velocità, ma di tempo complessivo. Perché quando vado in un aeroporto, devo arrivare 2 ore prima, ho il check-in, è in ritardo, e questo che altro, manca un tocco avanti, arrivo, check-in, bagaglio. Quindi un viaggio di un'ora richiede in realtà partire 2 ore prima, meglio essere in aeroporto 2 ore prima se si va all'estero, arrivare in un posto che qualche volta è lontano dal centro, perché si dice Londra, Stansted, è come Treviso Padova, però noi andiamo a Londra, no, no, andiamo a Stansted. Quindi ancora una volta, chi produce o chi sta andando verso le automobili intelligenti in maniera più spinta oggi non fa automobili. Forse avete visto dei video del Google Car che ha fatto tutto un percorso lunghissimo. La Tesla è che sono anche riusciti a uccidere una persona, cioè che non è colpa delle macchine, ma di questo che non si sa. Però oggi come oggi voi arrivate a casa, e arrivate a casa significa fuori dal cancello di casa vostra, che è una casa non singola ma in condominio, dove sottoterra ci sono i garage. Voi arrivate al vostro cancello, scendete di sopra, perché la Tesla va, scende, trova il garage, apre il garage, parcheggia, ciao ragazzi. Alla mattina voi scendete, schiacciate la chiave, la Tesla esce, arriva, mi apre il cancello, ciao. Tutte cose che probabilmente con il tempo ci diventeranno abbastanza normali. Vado verso la fine, perché sennò perché sennò veramente. Però pensate solo a questa cosa interessante. Negli Stati Uniti ci sono 1 miliardo di parcheggi.
per 250 milioni di auto, e gli americani dicono esattamente come noi: non si trova parcheggio in centro, con 1 miliardo di parcheggi. Pensate spazio che potrà essere utilizzato e risparmiato attraverso un'intelligenza artificiale che lavora e collabora con i parcheggi, e quindi come si potrà ricreare lo spazio urbano. Vado un po' veloce e vi faccio vedere questo. Questo è carino. E dopo mi fermo. Ah, certo, aspetta. Di cosa hai bisogno? Ciao, super. Dovrei prendere un po' di pasta. Allora, dunque, vediamo. Ah, oh, sì, eccola lì. Mostrami solo i prodotti senza glutine, per favore. Anna, ho attivato il filtro glutine per questo scaffale. Ora mi servono le merendine per mio figlio. Ehi, Anna, hai quasi raggiunto la soglia necessaria per richiedere i nuovi premi. Ti evidenzio i prodotti che regalano più punti. Sì, super, grazie. Guarda queste quanti punti. Carina questa, cosa? Vuoi vederla meglio? Sì, dai. Bella così. Ti prenoto un test drive. Grazie. Test drive prenotato. Ti ho inviato l'indirizzo via mail. Fantastica davvero. Adesso però mi serve lo shampoo. Prendete lo shampoo, sempre fatto. Non sarà facile scegliere. Questi sono quelli consigliati dalle tue amiche. Bravo, su. Questo è fantastico. Bene, dovrei aver finito, super. Andiamo alla cassa. Ah, no! Mi sto riuscendo la tortadiere. Super, mostrami gli ingredienti. Anna, ho analizzato 10 ricette torta di mele e i loro ingredienti. Ecco i prodotti che mancano nella tua dispensa. Oh, grazie. Anna, posso procedere con il pagamento? No, aspetta un attimo, super. Forse ho preso con troppe mele. Ecco, adesso puoi pagare. Pagamento autorizzato. A che ora sarai a casa nel pomeriggio? Dalle 5 in poi. Perfetto, buona cena. Grazie, super. Magari la prossima volta ti invito, eh? L'ultima cosa, poi andiamo tutti a fare la stessa pausa. In questo momento si dice che il 65% dei bambini che stanno entrando nella scuola primaria si troveranno dei nuovi lavori che in questo momento non esistono. E in realtà probabilmente anche molti dei ragazzi che sono qua oggi si troveranno dei lavori che in questo momento non esistono. Di sicuro si ritroveranno da realizzare in maniera diversa da come sono fatti oggi. E la questione, secondo me, più importante in assoluto per la scuola oggi è capire come preparare gli studenti a questo futuro, che è da capire quanto bilanciare conoscenze e quanto bilanciare competenze. Le conoscenze sono importanti, formano le connessioni neurali, le competenze servono a creare le persone che poi potranno lavorare dentro questi sistemi. Guardando, vi faccio vedere solo un'ultima cosa. Allora, qualche lavoro del futuro, qua ce ne sono abbastanza di, banalmente, se volete. L'informatico, insomma, l'informatico lo so fare, il data analyst, e immaginate quanti miliardi di dati possiamo avere oggi a nostra disposizione e quanti ne abbiamo, pensate quanti dati
diamo noi ogni minuto al nostro telefonino. In questo momento chi vuole sa tutte le persone che sono qua dentro cosa stanno facendo quando... E quindi un problema di privacy, come suggerivo bene prima. E questi insomma sono abbastanza... è interessante l'ultimo esperto in relazioni con il governo. È una figura che tende a diventare sempre più importante nelle imprese. Però questa cosa non so se voi riuscite a leggerla, in caso leggo io qualche lavoro del futuro, ma non riesco a leggerlo neanch'io, perché sono vecchio e robetto. Quindi me li leggo da qua. Allora, ci potrebbe essere che si diventa designer del computer personality, oppure si potrebbe diventare body part engineer, ingegnere delle parti del corpo, visto che si sta lavorando per cominciare a produrre parti del corpo attraverso le 3D. Il organ farmer, questo è terribile, l'organ farmer, si chiamerà H, anche il remote health care specialist, l'amnesia surgeon, cioè i chirurghi dell'amnesia, interessante se si ricorda poi come si chiama. L'end of life therapist, anche questo è abbastanza, i giapponesi lo vogliono. Il garbage designer, il designer delle scuole, in dialetto. Il vertical farmer, anche il vertical farmer è interessante. E questo, mentre questo è fatto da questo Institute for Future Insights, questo è fatto dalla Università del Kent. E l'Università del Kent, che quindi ragiona sull'educazione futura, su che cosa preparare, fra i vari lavori mette l'asteroid miner, cioè il minatore degli asteroidi, e lo space clinician e lo space tourist pilot, il neotherapist, il consulente genetico, se volete un figlio con gli occhi biondi e i capelli azzurri. Cioè, però capite, e mi fermo perché secondo me è bello cominciare dove si è finito. Capite, e veramente mi fermo, perché secondo me e secondo noi oggi noi siamo veramente fortunati. E voi studenti siete particolarmente fortunati. Andiamo verso, o siamo già dentro un sistema, una società, una realtà che ci offrirà tutta una serie di cose interessanti. Ricordatevi, se posso, che nessuno comunque regalerà niente, come prima. Chi è in grado di fare, farà. Con una differenza rispetto a prima. Padova era, per i padovani, il centro del mondo. Treviso, per i trevigiani, è il centro del mondo. Quando i trevigiani pensano di essere nel centro del mondo, una frase che può aiutare è che tutti gli abitanti di Treviso ci stanno sugli spalti dello stadio di San Siro, e che andare oggi verso un'università che ci interessa significa avere come antagonisti o come persone che corrono per andare al suo posto il mondo intero. Questa è la cosa. Oggi come oggi ragionate che voi potete andare all'università a Padova, se decidete di fare l'università, non perché non avete altra possibilità, ma per una scelta. Questo è l'aspetto fondamentale. E allora sarete veramente fortunati. Io mi fermo e spero di non avervi annoiato, e grazie a tutti.